Regà, è finita, regà, sono finite le amichevoli, sono finite le amichevoli, ragazzi, sono finite le amichevoli, ragazzi. Mi chiedo scusate per il volume, ma sono finite le amichevoli. Tottenham Roma, Besiktas Sampdoria, Inter Lione e tantissime altre, sono finite le amichevoli. Io direi di cominciare da quella, ragazzi, di Besiktas Sampdoria. Perché Besiktas Sampdoria è finita 1-1. Non l'ho vista la partita, però è finita 1-1. Devo dire che è un ottimo risultato per la Samp di Giampaolo, che inizia molto bene il tragitto. Insomma, un risultato buono per la squadra di Giampaolo. Poi andiamo a parlare un po' della Roma, ragazzi. C'ho voglia di parlare di Roma, perché la Roma vince 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, e lo fa con un assist di Dybala alla prima all'esordio. Assist sul calcio d'angolo battuto da Dybala, colpo di testa di Bagnez che la mette all'angolino e la Roma vince 1-0. Partita, devo dire, parliamo della Roma, partita che devo dire incominciata dove mi sembrava una Roma chiara, che comunque giocava, teneva lì il Tottenham, poi con l'andare dei minuti, ovviamente loro sono preparati prima, la preparazione l'hanno iniziata prima, sono più preparati, c'hanno le gambe più forti, più resistenti, ovviamente poi si sono impadroniti un po' della partita e la Roma faceva fatica a ripartire. Però fatto sta che la Roma gioca a calcio, propone gioco. Mi è piaciuto tanto Ibrahim Zaniolo, mi sono piaciuto tanto lo stesso Dybala, si è visto che non era ancora al top, perché l'ho visto in alcuni movimenti ci arrivava un po' stanco, ci arrivava un po' sul fiato sul collo, però ha fatto delle ottime giocate che hanno fatto capire che è veramente un giocatore importante per questa Roma. Lo stesso Lorenzo Pellegrini, che nel primo tempo è stato abbassato nella linea di mediani per far spazio a Dybala e per far giocare anche Zaniolo. Quindi abbiamo visto Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Dybala, Abraham. Togli un po' di sfrazzi a Pellegrini, quello sì, secondo me, se vi posso dire la mia, lo pecchi un po', perché quella non è proprio la sua posizione ideale. Però comunque, se vuoi vederli tutti e quattro, quella è l'unica soluzione. Entra Matic dalla panchina e direi che comunque ha fatto sentire la sostanza. E insomma, non voglio andare 1-1 ben specifico. Mi è piaciuto tanto Ibañez questa sera. Ibañez penso sia il migliore in campo, secondo me ha fatto un'ottima partita difensivamente, non è passato quasi nulla o quasi niente, ha fatto il gol che vale la vittoria, che punti che non arrivano perché è una migliore, però comunque contro il Tottenham è una partita che tipo puoi mettere le basi per iniziare al meglio la stagione, oppure già dire ho iniziato la stagione vincendo questa partita, metto le prime basi per poi affrontare le partite ufficiali. Insomma, ho visto cose buone questa sera, lo devo dire. Mi è piaciuta tanto la squadra, Mancini, Smalling là dietro è essenziale. Abbiamo un po' rischiato quando il Tottenham ha fatto i cambi con Richarlison Emerson Royal e Lucas Moura, lì abbiamo un po' rischiato. Però devo dire un primo tempo dove la Roma cercava di proporre gioco, di comandare il pallino del gioco, e dove un Tottenham che stava lì e con qualche tiro da fuori, Perisic così e Perisic colà, ci provava. All'inizio della partita abbiamo avuto una grandissima occasione davanti alla porta sul calcio d'angolo, una ribattuta a Ibrahim, Dybala non si capiva come, una ribattuta. Fatto sta che comunque poi segniamo sul calcio d'angolo con Ibañez ed è un gol importante. Come ve l'ho detto, nella Roma nel primo tempo padroneggia in mezzo al campo, tiene lì il Tottenham che non riesce a proporre gioco, almeno lo proporre, ma lo fa molto 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 lentamente. Mi è piaciuta la Roma, ragazzi, mi è piaciuta. Secondo tempo, come vi ho detto io, col passare all'andare dei minuti, poi il Tottenham ha preso le mani del campo. Cioè, nel senso, ha fatto abbassare la Roma, oppure magari la Roma ha deciso di abbassarsi, tenersi corta, e riusciva a ripartire, ma lo faceva con una certa fatica, insomma, lo faceva sempre con i suoi gioielli, Ibrahim, Pellegrini, Zaniolo, insomma, lo faceva sempre con loro, e devo dire la mia, comunque mi sono piaciuti. Cioè, nel senso, anche nel secondo tempo stavamo corti in difesa, li aspettavamo, ci hanno creato qualche problemino, però la difesa c'era. Mancini, bella partita, Ibañez, bella partita, Smalling, bella partita. La difesa c'era, eravamo attenti,
qualche occasione ce l'hanno avuta perché ce l'hanno avuta, qualche problema ce l'hanno avuto perché quando sono entrati Richarlison, Lucas Moura, Emerson Royal hanno iniziato a mettere il grano, hanno iniziato a mettere velocità e quantità lì in mezzo a tre quarti e con anche un Harry Kane in più comunque ci hanno creato qualche problema, ma non di tanto ragazzi, ma non problemi che voi andate a dire ma sono quei problemi grossi che ti bucano la difesa. No, la difesa della Roma è stata ordinata, pulita, i Bagnets migliori in campo della difesa, insomma, devo dire molto bene. Sono entrati poi Matic, Spinazzola, Zaleski è uscito un po' problematico, ma penso non sia nulla di grave. Spinazzola ha fatto quello che doveva fare. Matic mi è piaciuto molto quando è entrato, molto grintoso, sempre su ogni pallone. Ed è questo che voglio vedere dai miei giocatori, ragazzi. Sempre, sempre grintosi su ogni pallone, perché se tu vai lento su un pallone vagante, rischi che poi andandoci non grintoso, non per primo, rischi di prendere gol. È successo varie volte la scorsa stagione e non deve più succedere, devi andare sempre tu per primo sul pallone. E detto ciò, altri dettagli della partita, in realtà non ce ne sono. Se andare a vedere qualche singolo, è entrato Selic, sull'occasione di testa di Harry Kane aveva sbagliato perché lì Sessegnon gli aveva preso il tempo, lui Selic è andato di qua e Sessegnon gli ha fatto la finta, la palla è rimasta lì, la dà in mezzo per Harry Kane che sbaglia, tira alto sopra la traversa di testa, lì poteva fare gol tranquillamente. E lì Selic aveva sbagliato il tempo e soprattutto il posizionamento, secondo me. E poi andare a vedere qualche singolo, Dybala, vabbè ragazzi, Dybala non ci potevamo pretendere moltissimo, dato che comunque è ancora meno preparato rispetto agli altri. Ha iniziato dopo, è stato 15 giorni fermo senza squadra, quindi diamogli tempo. Intanto però ci ha fornito l'assist del gol, quindi ha fatto assist alla prima. E devo dire che comunque le sue giocate le ha fatte, ragazzi. Chi ha visto la partita qualche giocata l'ha fatta e dimostra la qualità di Dybala. E insomma, Zaniolo, ragazzi, Zaniolo c'ha una grinta nella gamba che sembra essere ritornato un giocatore devastante. Faceva degli scatti, degli sprazzi palla al piede con quella grinta sulla gamba, più il fisico, ragazzi. Sta ritornando Zaniolo, ve lo annuncio, sta ritornando Zaniolo. Io Zaniolo lo terrei d'occhio in questa stagione perché potrebbe veramente creare problemi alle difese avversarie. E Zaniolo sta ritornando ed è un giocatore in più per questa Roma, così vogliamo dirlo. Abraham è sempre Abraham, certo gli manca il gol e non ha avuto molte occasioni da gol, però è un giocatore che ti fa sfoda, ti fa salire la squadra, ti aiuta anche in fase difensiva perché ritorna molte volte a dare una mano e quindi ti fa rifiatare la squadra. Detto questo, passiamo anche un po' all'Inter, ragazzi. L'Inter non l'ho vista, ho visto 10 minuti dopo che è finita la Roma, sono andato a vedermi l'Inter per 10 minuti, in quei 10 minuti lì la partita è finita 2-2, non so chi ha segnato perché devo ancora vedere, però se posso dire, in quei 10 minuti che ho visto la partita, ho visto buone tracce di gioco, ho visto un'azione che si è tipo iniziata dal basso, Aslani, Dzeko, insomma è stata un'azione tacco e palla di prima. Ho visto una bella azione, quei 10 minuti ve l'ho detto, è finita 2-2 la partita, non lo so, poi mi guardo gli highlights. Però devo dire, su queste prime amichevoli dove metti le basi e cerchi di esporti, no? Cercare di esporti il tuo calcio, cercare anche di mettere muscoli. Così appena inizia la stagione tu hai affrontato il Tottenham, hai vinto, prossima settimana al 6 c'è lo Shakhtar all'Olimpico, quindi sarà la prima stagionale all'Olimpico in casa ufficiale contro lo Shakhtar, sempre amichevole. Quindi sono le prime basi, secondo me vincere col Tottenham non è da sottovalutare, magari uno dice, sì ma è amichevole, però capito, hai vinto col Tottenham 1-0, il Tottenham aveva tutti i titolari, tutti, quindi è come, cioè ragazzi ve lo giuro che... Secondo me, per come la vedo io, inizio a mettere le basi per fare una buona partenza. Poi non dico che fai tutta una buona stagione, però una buona partenza, le prime basi sono importanti. Detto questo, niente, sono contento e
aspettiamo notizie anche di mercato per vedere, perché la Roma comunque deve trattare ancora un difensore. Si parla di Zagadou, si parla di Bailly. Wijnaldum è vicinissimo alla Roma, sembra lui volersi ridurre l'ingaggio notevolmente pur di arrivare. Insomma, è vicinissimo, secondo me entro lunedì, entro settimana prossima la fumata bianca potrebbe arrivare e Wijnaldum sarebbe un altro colpo, fatemelo dire, devastante, perché sarebbe titolare sempre senza ombra di dubbio in mezzo al campo. Poi non so come si andrebbero a mettere con Zaniolo, Pellegrini, o farà un Pellegrini Wijnaldum e Cristian Tematic in panchina, vedremo. Vedremo quello che succederà. Detto questo, iscrivetevi al canale, scaricate OneFootball, tanti mi piace qua sotto, sempre Forza Roma e ci vediamo in un prossimo video. Ah, poi devo far uscire il video di Decathlon al Milan, lo aspettate, uscirà anche quello. Ciao ragazzi.